Buongiorno a tutti, io mi trovo qua in effetti per sostituire Giovanni Brancaccio, all'ultimo minuto mi ha detto Giovanni, io sarei venuto ugualmente per amicizia ovviamente di Sauro Albisani e in ogni caso quindi Giovanni Brancaccio sapendo che io sarei venuto ovviamente mi ha chiesto appunto di poter fare una piccola presentazione della poesia di Sauro Albisani che ascolteremo stamattina. Ecco, sarà una presentazione molto, molto breve, anche perché credo che sia nello spirito un po' di queste mattine, sostanzialmente solo ascoltare il poeta, ascoltare la sua poesia, ascoltare la sua voce. Ecco, mi pare che sia proprio nello spirito di questi giorni, di questi incontri. Però ecco, faccio una piccola storia della poesia di Sauro Albisani, che è un poeta toscano, lo sentirete anche dalla sua parlata, che è una parlata che è sempre molto bello udire, che ha fatto il suo incontro con la poesia attraverso una delle grandi figure del Novecento italiano, cioè Novecento poetico italiano, cioè Carlo Petrocchi, che è un poeta davvero che ha lasciato un'impronta enorme sulla poesia del Novecento, è conosciuta anche la personalità come Luzzi, insomma, tanto per citarne uno, è un poeta che ha lasciato una grande impronta, anche se oggi spesso si tende un po' a dimenticarlo, ma certamente questo incontro che non è soltanto di lettura, ma anche di relazione con Petrocchi, certamente ha introdotto Sauro Albisani nel mondo attivo, sul concreto della poesia. Dopodiché i libri di poesia di Sauro Albisani sono tre, sono pochi forse se si pensa per certi aspetti a quella poeti che hanno una produzione vastissima, ma sono tutti e tre libri di una grande concentrazione, di una grande qualità espressiva. E curiosamente dopo il primo libro che si intitola Terra e Cenere, che è uscito nelle edizioni, tra le più belle edizioni secondo me degli ultimi decenni del Labirinto, edizioni romane del Labirinto, curate da Gianfranco Palmieri, che è un poeta sui generis, che è scomparso proprio lo scorso anno, che aveva ideato questa collana veramente molto bella. Ecco, i due libri successivi di Sauro Albisani sono usciti invece per Fastidi e l'ultimo, fra l'altro, è proprio fresco di stampa, si intitola Orografie, dunque abbiamo Terra e Cenere, La Valle delle Visioni e Orografie, appunto, che è il terzo libro, che è uscito proprio il mese scorso, praticamente diciamo che è arrivato nelle librerie proprio, immagino, in questi giorni più o meno. Con una mia prefazione, lo dico non perché sia importante assolutamente, ma insomma perché ci tengo a testimoniare qualche cosa insomma sulla poesia di Sauro Albisani, che a me fece una grande impressione quando la lessi la prima volta poco meno di 15 anni fa, con la lettura del primo libro. E, i titoli di questi, insomma, i titoli stessi sono titoli che molto significativi e che ci introducono in una poesia che ha un rapporto molto, molto forte con la realtà. Ecco, molto forte con la realtà, anche la realtà di tutti i giorni, la realtà quotidiana, domestica, e però hanno un'attenzione profonda, una tentazione nel trascendente che si esprime direi ad ogni verso, che sentiamo anche quando sembrerebbe impossibile, insomma. Ma è proprio questa impossibilità che in qualche modo esige, questo andare oltre quello che noi vediamo e quello che noi sentiamo e giochiamo, eccetera. Per cui sentirete proprio dalle parole del poeta come questa dimensione di quotidianità riesce sempre a sprigionare qualcosa di profondo che va oltre la quotidianità stessa.
È una poesia complessa, anche ardua a volte, anche se ha una sua naturalezza e una sua grazia assoluta. A mio parere c'è una forza concettuale veramente notevole nella poesia di Sarro Tisani, come è abbastanza raro trovarne oggi, e nello stesso tempo c'è una grande grazia, una grande naturalezza, una grande immediatezza, direi proprio, di espressione. Ma non voglio farla lunga, perché appunto abbiamo qua il poeta. Allora, lui ci ha detto che oltre a leggere le sue poesie, poi magari scambieremo qualche parola, oltre a leggerci le sue poesie, in particolare quelle che appunto ha scelto, che trovate nei fogli appunto che avete preso all'ingresso, ha voluto anche scrivere una sorta di riflessione, insomma, sul, se non ho capito male, sul senso della poesia, sul destino assai problematico della poesia contemporanea. Quindi io cedo adesso la parola a Sauro Albisani. Grazie. Buongiorno. Io partirei proprio da questa ultima osservazione di Giancarlo, che mi serve per sottolineare qual è stato sempre un motivo di riflessione parallelo e spesso anche simultaneo all'esercizio della poesia. Cercare un senso, questo è un motivo molto ricorrente. Per me, forse ripensando anche a un cammino che ormai è lungo anche per me, spesso si è trattato proprio di andare a cercarlo, essere come il poeta, come cercatore di senso, un questuante, che in rapporto a tutte o alle tante circostanze della vita quotidiana a cui alludevi, va, bussa e spera che in mano gli diano qualche noce, qualche spicciolo, qualcosa su cui fondare il senso della sua presenza, cioè un ubi consistam etico prima ancora che fisico, insomma. E di pari passo per me sempre posso dire, insomma, che una ricerca etica ha preceduto una ricerca estetica. Questa seconda era possibile, si poggiava sul fondamento della prima, oppure non si poneva in nessun modo, insomma, in sostanza. Ecco. E ho sempre avuto il presentimento, a volte anche inquietante, che questo cercatore di senso fosse caratterizzato da un destino specialissimo che non condivide con nessun altro delle beate creature della terra, che è il destino, il dovere di darci un senso. Cioè l'uomo, ecco, quando va lungo questa questua, ecco, itinerante per tutti i giorni della vita che respira, lo trova, ma a condizione che ci sia in partenza nel suo cammino, ecco, questa disponibilità quanto mai arrischiata, ecco, accettare il rischio di vivere come cercatore di senso. Innanzitutto però deve esso stesso dare un senso a se stesso, scommettere di avere nelle mani, ecco, nelle palme delle mani questa capacità, questa possibilità etica e ontologica, pena il rischio che purtroppo tragicamente e ciclicamente la storia ci propone, pena il rischio di cadere nell'insensatezza. Ecco, mentre un animale è sempre santo e sacro, e non solo nelle religioni politeistiche dell'antichità, ma anche noi, se lo guardiamo con occhio puro, vediamo nei suoi occhi una santità e una sacralità. L'uomo, viceversa, ecco, può davvero, ad ogni piè sospinto e quando meno ci si attenderebbe, magari anche nel cuore del continente fra i cinque più civile e civilizzato, può cadere nell'insensatezza, può aprire una porta ed entrare in un forno crematorio, può varcare una soglia e dimenticarsi che sopra c'è scritto Arbeit macht frei.
questo non è che è successo una volta, è successo tante volte, non dimentichiamocelo, insomma. Ed è successo anche laddove non ci fa piacere ricordarlo, perché è successo comunque anche nella Roma dei Papi, è successo, cioè, certe ignominiose invenzioni, non importa ora entrare in spiccio nei particolari, ma non sono frutto di quel tragico secolo breve che è stato il Novecento, in realtà fondano radici in un passato remoto che però è sempre il nostro, a conferma del fatto che l'uomo eticamente è chiamato a questo, insomma, a darsi un senso. Cioè, non è ontologicamente provvisto di un senso autosufficiente se in lui non c'è innanzitutto questo imperativo etico di darselo, di volerselo dare, perché in realtà la scommessa che si gioca nell'uomo, che l'uomo gioca su se stesso, è questa autodeterminazione. L'autodeterminazione rimane una parola che ha un significato soltanto se non si esce dalla dimensione dell'etica, altrimenti diventa qualcosa di darwiniano, che però in questo momento nel mio ragionamento non rientra, non mi interessa, insomma. Senti, però tu hai citato il mondo degli animali, il tema dell'innocenza, sì. No? che entra in gioco, e tu hai scelto una tua piccola antologia che hai fatto sì. Per noi stamattina. Inizi con due poesie, sì. Magari potremmo cominciare a leggere, perché ci danno l'idea di questa poesia. Sono due poesie splendide, tra l'altro, entrambe. Sì, ecco. Entrambe con riferimenti, tra l'altro, curiosamente, alla storia romana, Brenno, il famoso assedio e spugnazione di Roma, e poi un episodio del mito classico, no? Quello di Aiace che infierisce. Se vuoi leggerci sì. I testi, poi magari li commentiamo. Sì, certo, perché mi ricollego dicendo che proprio per le ragioni di cui parlo, gli animali hanno fin dal primo libro, fin dai primi vagiti della mia poesia, hanno avuto uno spazio molto importante, che mi si è imposto quasi, non è un tema che io sono andato a cercare, ma sono loro che sono venuti verso di me, anche nella mia esperienza di vita quotidiana, mi si sono imposti come creature che io non sono mai riuscito a guardare dall'alto di un presunto privilegio antropocentrico, ai miei occhi giustificabile senza vergogna, insomma. Ecco, quindi io di fronte agli animali ho sempre veramente avuto questo sentimento egualitario, e ce l'ho tuttora, sinceramente, insomma. Ecco. Noi purtroppo siamo, dico noi, ma senza riferimento ai presenti, insomma, siamo responsabili, ecco, di inenarrabili vessazioni nei confronti degli animali, che sono tutt'oggi proseguono e sulle quali molte volte non si pone nemmeno facilmente l'accento, perché gli animali non parlano, insomma, non parlano, e quindi tra le tante categorie, non dico che siano la sola, ma tra le tante categorie del vivente che si sono esposte a subire la violenza di chi adopera la legge più forte, ecco, gli animali sono una di queste categorie che a me ha sempre fatto tanta tenerezza, grande tenerezza, perché non possono testimoniare. Ecco, io ricordo quando lessi quella poesia di Elsa Morante, dove lei dice: ecco, io sono qui seduta su questo divano, sto accarezzando questo gattino che ho sulle ginocchia. Ecco, se improvvisamente io lo strangolassi e poi me ne disfacessi, ecco, non saprebbe niente nessuno, ecco, nessuno potrebbe alzare una mano e accusarmi di qualcosa che io ho potuto fare impunemente. Ecco, ora, la condizione del rapporto tra l'essere umano e l'animale, tanto spesso, troppo spesso, si è giovata
diciamo vilmente o quando non vilmente con ignavia, di questa impunità, di questa presunzione di impunità, che a me ha sempre ripugnato creaturalmente, perché io sono nato tra gli animali, ecco, io sono nato. Mi vorresti raccontare, tra l'altro, perché tu vieni da una Toscana rurale, non urbana. Ecco, assolutamente rurale. Quindi, io il dribbling l'ho imparato con le galline, perché non le prendi davvero, devi essere un bel centravanti per... Vengo anch'io da quel mondo, quindi so cosa vuoi dire. Una gallina è tutta una meraviglia. Senti, ma prova a leggere davvero questo avevamo due occhi, che per certe specie riprende il topos degli amanti separati, in un certo senso. Ed è una storia, ha una sua tragicità straordinaria questa poesia nella sua bellezza, nella sua limpidezza, direi soprattutto. Avevamo due oche tanto belle, col becco arancio, il collo che nuotava nell'aria, senza peso. Amoreggiavano l'una presa dell'altra, sempre schive e sdegnose, felici. Gli animali rimproverano l'uomo con la loro felicità. Io le guardavo e attonito mi domandavo, forse anche per noi un giorno fu così semplice tutto. Ma venne un giorno di festa e mia madre ne uccise una. Io non so se il maschio o la femmina. L'altra per un po' andò cercando la compagna e invano la chiamava col verso suo, finché comprese d'essere rimasta sola. Divenne altera, prodigiosamente mutò d'indole, quanto prima era pavida e mansueta, tanto adesso nella sua solitudine si fece feroce. Vigilava che nessuno si avvicinasse alla casa, aggrediva anche il postino, abbassando il collo orizzontale, sibilando un fioco urlo col becco aperto, come le oche capitoline contro Brenno, quando salvarono la vita ai senatori. E tutto il giorno quell'oca superstite, come già morta, custodiva immobile la casa dei suoi nemici. Vabbè, splendida questa, veramente. Tra l'altro il tema della felicità ricorre spesso nella tua poesia e ho visto che hai scelto anche di concludere la tua antologia proprio con un testo sulla felicità, magari lo riprendiamo. Ma io leggerei anche l'altra, Capre, perché lì abbiamo, questo è tratto dalla Valle delle Visioni, secondo libro, e qui abbiamo un altro modo, no, Subito, prima di passare a quella, chiudo dal primo libro con questa brevissima, perché anche questa in qualche modo aggiunge una briciolina al discorso che dicevo prima, circa la vera e propria iubris, quella tracotanza che troppo spesso ha preteso o supposto di giustificare la tirannide dell'uomo sugli animali, avallandone una superiorità, che li autorizza a tutto ciò. Quando viceversa, ecco, per me è sempre stato, la prima volta che lo lessi, indimenticabile il passo di San Paolo, laddove dice che tutte le creature soffrono le doglie del parto, aspettando dall'uomo che è il loro re, in qualche modo biblicamente è il loro re, la redenzione, la liberazione, ecco, e questa dimensione, ecco, di fedeltà, malgrado tutte le violenze che da lui subiscono, dall'uomo, ecco, delle creature, degli animali all'uomo, questa loro disponibilità a condividerne il destino, spesso anche di
di dolore, che è lo scandalo maschio, lo scandalo sommo, il dolore nell'innocenza, cioè in chi etimologicamente non ha avuto la voluntas nocendi, cioè l'intenzione di nuocere, cioè questo scandalo del dolore nell'innocenza che fa dire a Ivan Karamazov: se questo è il prezzo per la suprema armonia, ecco, no grazie, senza essere blasfemo, ma io rimando indietro al Padre Eterno il biglietto d'ingresso, ecco, io preferisco farne a meno, insomma, ecco questa dimensione, ecco, della creatura che soffre senza possibilità di far risalire questa sua sofferenza a nessuna teodicea e a nessuna costruzione di un errore dal quale poi possa essere deducibile come conseguenza una colpa meritata, ecco, a me ha sempre toccato e commosso, ecco, devo dire, e simultaneamente a questa riflessione si è sempre imposta ai miei occhi la irriducibile autonomia e assolutezza dell'universo creaturale, non umano, non antropomorfo, che io ho sempre guardato, lo ripeto ancora una volta, con uno sguardo spontaneamente egualitario e consapevole che qualsiasi presunzione ermeneutica da parte mia, qualsiasi interpretazione frettolosa, sarebbe stata l'ennesimo segno di presunzione e di arroganza. Ecco, mentre viceversa io ho visto in quello sguardo la cosa più poetica del mondo per me, cioè un altro punto di vista, di fronte a quel medesimo inestimabile dono creaturale che io avevo ed ho davanti, e cioè la realtà, cioè un altro punto di vista. È quello che voleva dire questa poesia, la lucertola che ha quel che vuole, che non sa dove sia, ma sente il sole, non scappa tra le nuvole, mi tiene compagnia. Anch'io ho freddo, la chiamo, senza vederci ci guardiamo. E in questo verso finale è un po' sintetizzato il concetto di cui parlavo. E leggo quella che chiedevi. Capre. Ne approfitto per dire una cosa che vale per tutte le mie poesie, ovvero sia non nascono mai dall'immaginazione di una situazione, ma prima di una poesia c'è sempre quell'esperienza reale, ecco. È il principio al quale sono sempre stato fedele, c'è chi agisce e ragiona diversissimamente, lo so e non ho nulla da obiettare, ecco, in questo direi, detto così, spiccio un po' alla buona, io sono, almeno in questo sono molto americano, non in tantissime cose, ma mi pare che siano gli americani che mi hanno detto che si può parlare, si è autorizzati a parlare soltanto di ciò di cui si è fatto prima esperienza, insomma, se manca l'esperienza delle cose di cui parli, il rischio, ecco così, di un po' di muffa libresca, ecco, o di convincimento di terza mano ci può stare, insomma. Ecco, invece se ti poni di fronte ad un'esperienza e anche accettando, prima parlavo di darsi un senso, ecco, anche accettando il rischio, per carità, di intendere ma di fraintendere, insomma, ecco, di errare proprio nel senso di prendere il sentiero sbagliato, però perlomeno è la testimonianza della sua della sua ricerca di senso, insomma. D'altronde noi veniamo i due grandi nomi della nostra letteratura, Dante e Boccaccio, in fondo partono sempre nella Divina Commedia e nel Decamerone. Partono sempre da una concretezza straordinaria, hanno una dimensione realistica profonda, quindi direi che no,
in entrambi i casi il tempo storico è imprescindibile. Esatto, assolutamente. Cioè, sono dentro quella condizione di pestilenza che da allora fino a Camus è imprescindibile se uno vuole entrare dentro l'animo umano, insomma, ecco, dentro l'animo umano uno deve entrarci però non prescindendo da questa dimensione che si concretizza poi quotidianamente nella storia personale e poi coralmente, ecco, nella storia ufficiale che tutti siamo chiamati a condividere e anche a pagare in prima persona per quello che spetta a ciascuno.